La gente su che cosa le ha dato fiducia? Mi ha dato fiducia perché ha visto la maggior parte del territorio, ha visto come ho lavorato da vice sindaco qua a Chiavari, ha riconosciuto in me una persona che si impegna al massimo quando fa qualcosa in politica e quindi ha creduto che possa far bene anche in regione. Ci potrebbe essere anche un assessorato per il Tiguglio, lei in che cosa spera? Beh, vediamo, è ancora presto, non dico nulla, credo che il territorio abbia bisogno di un assessorato. Vedremo cosa succederà in futuro, ma diciamo che ci sono i presupposti perché il territorio lo abbia. Nel suo caso, quali sono i punti principali sul quali si concentrerà come attenzione al territorio e alla regione? Beh, sono sicuramente la messa in sicurezza del territorio, l'altra cosa è le infrastrutture. Siamo fermi da 30 anni sulle infrastrutture e quindi sia per quanto riguarda a livello autostradale ma anche le strade provinciali e ANAS che sono nell'interno. Quindi davvero bisogna fare molta attenzione perché dobbiamo mantenere la gente sul territorio e fare anche in modo che questi comuni siano valorizzati e se non ci sono le strade non riusciremo mai a farlo. Piccole scosse di terremoto invece a Chiavari, ci può spiegare cosa sta succedendo? Lei c'entra qualcosa? Ma io in prima persona non credo di entrarci più di tanto. Sì, qualcuno ha appoggiato, una buona parte ha appoggiato me, altri no, ma hanno fatto delle scelte politiche normali, credo che non ci sia nulla di male. Io da parte mia, anche da consigliere di minoranza, ho aiutato Chiavari. Ho fatto arrivare diversi milioni di euro e con Di Capo siamo andati in regione, a Roma, per portare a casa questi soldi. Quindi ho fatto la mia parte e loro me l'hanno riconosciuto. Quindi io non ho fatto altro che questo. Spero che si risolva il problema al più presto. Non credo che succederà nulla di grave. Cercherò anche di far da pacere tra le fazioni se ci sarà bisogno, perché non c'è bisogno di fare scossoni a Chiavari, ma di lavorare, di portare a casa una città che si possa vivere come adesso.